Mettere la persona al centro delle politiche di contrasto alla droga, puntare sulla prevenzione e sull'informazione dei giovani, potenziare i servizi e sostenere le realtà che si occupano del recupero sono i temi principali del convegno organizzato a Cosenza dalla Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche. C'è tutto un mondo, è quello di cui si parlerà oggi, che è il mondo del recupero, è il mondo della prevenzione, è il mondo della riabilitazione, è il mondo del sociale sostanzialmente. Ecco, oggi proviamo a mettere a fuoco questa questione che purtroppo è troppo spesso dimenticata, cioè queste persone che portano dietro uno stigma come se fossero degli sbandati o dei viziosi, peggio ancora, in realtà sono delle persone che hanno dei seri problemi di salute, dei seri problemi sociali e giuridici, e su questi bisogna intervenire. Al confronto con gli operatori nel settore delle dipendenze hanno preso parte 4 rappresentanti del governo, il vice ministro delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga Alfredo Mantovano, il sottosegretario all'interno Vanda Ferro e in collegamento il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti. Dare un segnale di attenzione, di vicinanza e di presenza rispetto al dovere di ogni governo di favorire da una parte la libera aggregazione dei cittadini per dare delle risposte ai bisogni di costruzione del bene comune e dall'altra per dare una grande mano per far sì che la lotta alle droghe e alle dipendenze patologiche tutte sia una realtà in Italia, soprattutto dopo lunghi anni di normalizzazione dell'utilizzo delle sostanze stupefacenti. Quella volontà del governo Meloni di non schierarsi mai dalla parte di chi ritiene di dover legalizzare le droghe, non c'è differenza tra droghe leggere e droghe pesanti, un ruolo da protagonista attraverso l'osservatorio da parte del Ministero dell'Interno rispetto a delle azioni comuni che dovrà vedere un gioco di squadra non soltanto per chi decide di provare ad uscire dalla ludopatia piuttosto che dalla tossicodipendenza, da tutto ciò che in qualche modo, ahimè, purtroppo è una piaga sociale, ma soprattutto anche per chi deve essere accompagnato, che non riesce a fare quel passo in avanti e che in qualche modo deve essere sostenuto. Prima ancora che contrasto, il lavoro serio va impostato e lo si sta impostando dall'inizio dei lavori di questo governo sul fronte della prevenzione, cioè della seria informazione su che cosa sono le sostanze stupefacenti, quali effetti provocano e soprattutto sulla dimensione dell'approccio alle stesse da parte degli adolescenti in questo momento e quindi su come far calare non delle lezioncine che non servono a niente, ma dei messaggi realmente dissuasivi. E questo è, diciamo, è l'oggetto principale del lavoro in questo momento, oltre che di rendere più agevole e meno complicato l'opera di chi svolge attività di prevenzione, perché oggi i problemi sono ereditati, sono veramente tanti e vanno affrontati e risolti.